Ma guarda che sole splendido anche oggi. Siamo ancora qui in Piazza Tre Martiri nella città di Rimini, città famosa in tutto il mondo per aver dato i natali al grande, grandissimo, conosciuto da tutti, il com'è che si chiama? Quello con... dai, quello che c'ha i baffi. No, non ce li ha i baffi. Vabbè, partiamo. Cercando di nascondersi tra il colonnato. Buongiorno, scusate il disturbo, buongiorno. Vi ho visto che stavate scappando, Carmela. Io vorrei invitarvi a partecipare a un quiz. Sono 5 domande e si vince subito un premio. Accettate? Ma si guardano. Domande cultura generale, facilissime. Okay. Hanno accettato. Concorrenti trovati subito oggi. Abbiamo il piacere di giocare con Carmela. Carmela e Chiara. Carmela e Chiara avevano, appena ci hanno visto, hanno provato subito a scappare nelle vie laterali, ma non ce l'avete fatta. Infatti sì, siete state sgambate subito. Suggerimento per la prossima volta: fatevi vedere, passate tranquilli. Carmela è una bambola, dicono i fan. Complimenti, Carmela. Grazie. Allora, 5 domande. Chi si prenota annulla naturalmente il pulsante dell'altro giocatore e si vince subito un premio. Siete pronte a partire? Prontissimo. Pronta Chiara? Pronta. Allora, prima domanda. In quale anno l'uomo mise piede sulla Luna? 1969, 1954 o 1981? Si prenota prima Carmela. 1969. 1969, aspetta che controllo. Controllo che hai ragione, complimenti. Lo sapevi, Chiara? Sì, io sapevo. Lo sapevi, 1069. Sapete anche chi? Chiedo troppo. Andiamo avanti. Allora, durante la Seconda Guerra Mondiale, la Polonia venne divisa tra la Germania e l'Austria, la Germania e il Giappone o la Germania e l'Unione Sovietica? Abbiamo tutto, poi con questo sole io ho tutto il tempo che volete, quindi aspettiamo, non si prenota nessuno ancora. Passato troppo tempo, non eravate nate, non ero nato neanch'io. Allora, vediamo chi si prenota. Tu sei brava in storia, Chiara. Abbiamo Germania e Austria, Germania e Giappone o Germania e Unione Sovietica. Proviamo, Chiara prova. Germania e Unione Sovietica. Germania e Unione Sovietica. Tu cosa avresti detto, Carmela? La seconda. La seconda, quindi Germania e Giappone. E invece Germania e Unione Sovietica. Vedi, era brava in storia. Molto. Eravate compagne di classe, che tu sai. Cosa fate invece adesso? Interrompiamo un attimo il gioco. Università, qua, lettere. Lettere? Io mi sto preparando per psicologia ad entrare. Andiamo avanti con le domande. Allora, siete di Rimini quindi? Più o meno sì, però studiate a Rimini, conoscete Cesena? Sì. Conoscete però la città di Rimini? Sì. Quindi sapete benissimo che l'attuale nome dell'aeroporto di Rimini è Federico Fellini, Giannetto Vassura o Francesco Baracca? Carmela sa che il nome è... Fellini. Eh no, invece è Federico Fellini, sì. Complimenti. Grazie. Vedi, sei anche tu di Cesena? No, sono più dalla parte di Cesenatico. Cesenatico, ok. Va bene, però vedo che con le cose sulla città di Rimini sei ferrata, eh. Allora, quindi siamo 2 punti per Carmela, 1 punto per Chiara. Chiara, devi... Ok, devi recuperare. Quando partì Cristoforo Colombo alla scoperta delle Americhe? Si prenota senza neanche sentire le date, quindi deve dare la risposta giusta. Se no tu puoi ascoltare anche l'anno. 42, perché 42 ci insegnano che è la risposta a tutto. La risposta è sbagliata. 42. Chiara. Invece Carmela può ascoltare le tre soluzioni, che sono 1492, 1592 o 1692. Quale delle tre? Non è 42, abbiamo detto, perché non lo trovo neanche tra... Non lo trovo neanche tra le varie risposte. Direi la prima. Diresti la prima, quindi 1492. Che è giusto. 42.
volevi dire 1492 e invece ti è scappato un 42. È andata in panico, eh? Allora guarda, siccome hai fretta io ti dico velocemente che vince Carmela, complimenti Carmela, vinci il premio di oggi che è offerto dai nostri sponsor, puoi pescarlo direttamente, vediamo cosa capita, sono tre bigliettini, pescane uno, giralo. Sushi e cocktail. Hai vinto un buono da 30 euro presso Emoshi, sushi e cocktail di Piazza Malatesta 39 a Rimini. Ah, chiaro è per te. Chiaro è per te. Sei partita di sushi. Allora facciamo così, hai vinto tu, però magari... Però io l'offro lei. La puoi accompagnare. La cena. Gli offri la cena, fai anche una figurona. Sì, mai, sono il suo fidanzato praticamente. Va bene, allora grazie per aver giocato con noi e complimenti. Grazie mille. Grazie Chiara. Grazie a voi. Noi torniamo domani, ciao.